Ma quello che non si può fare, secondo me, è prevedere, immaginare uno stravolgimento dell'impianto della manovra. Questo no, e da questo punto di vista ci sarà anche un atteggiamento di responsabilità. Per esempio, la manovra non interviene sostanzialmente, l'ha riconosciuto anche il Presidente del Consiglio ieri sera, sul nodo della previdenza. C'è un rinvio per delle verifiche ulteriori su quell'aspetto. Ci sono degli elementi comunque che vanno nella direzione giusta, la settima salvaguardia per gli esodati e anche il tema dell'opzione donna, però il nodo delle pensioni viene sostanzialmente congelato. Non è che si può pensare ad un emendamento che propone la flessibilità in uscita con un investimento di alcuni miliardi, 6 o 7 miliardi di euro, perché semplicemente quelle risorse non ci sono. Però si può discutere nel merito di alcune di queste scelte, introducendo delle modifiche che vanno nella direzione di mantenere quell'impianto e di migliorare l'efficacia anche dell'azione della manovra stessa. Prendiamo il tema della casa. Io non discuto il fatto che sia positivo in termini di fiducia, di rilancio di quel settore, di quel segmento di mercato e anche, come dire, di impatto sulla vita delle persone, delle famiglie. Togliere Tasi IMU al 70, 60, 70% dei proprietari di prima casa. Però, per esempio, un emendamento che preveda una franchigia di 400 euro che consente di recuperare circa un miliardo e mezzo da parte di coloro che quella tassa la possono tranquillamente pagare, perché esiste dappertutto un'imposta patrimoniale sugli immobili, nel resto dell'Europa almeno, è una condizione che consentirebbe di dirottare quelle risorse, quel miliardo e mezzo, verso altri obiettivi sul versante, per esempio, del recupero della spesa sanitaria o del contrasto alla povertà o della messa in sicurezza del suolo, che migliorerebbe l'efficacia complessiva della riforma. Poi c'è un punto che riguarda le questioni che da ultimo accennava Mario Lavia. E cioè, è chiaro che il governo ha compiuto una scelta di indirizzo, lui dice di respiro quadriennale e non c'è dubbio che è così, però anche qui forse meriterebbe avere una riflessione. Ieri sera qualcuno tra noi ha provato a suggerirla anche nella sede che ricordava all'inizio, l'assemblea dei gruppi parlamentari con Matteo Renzi, che riguarda l'elemento che poi forse è più carente, perché in questa manovra ci sono molte cose positive che vanno nella direzione di restituire fiducia e prospettiva al Paese, ma partiamo dai dati della realtà. Noi siamo davanti ad una ripresa di carattere sostanzialmente ancora timido, però la crescita è una cosa in parte diversa. Noi abbiamo un problema drammatico, che usciamo dalla peggiore recessione della nostra storia. Allora c'è il problema di fare quello, Lupi citava gli Stati Uniti o altri paesi, hanno fatto sì politiche monetarie espansive, però hanno fatto anche investimenti pubblici. Questo è un punto su cui, se questo possibile, su ritorniamo cui è debole, un attimo, poi ci torniamo. Perché secondo ci me torniamo... è una chiave per capire come possiamo affrontare i problemi del Paese con un'ottica in parte diversa.